Nasce dall'incontro tra l'ambasciatore britannico in Italia, Christopher Prentice, e il presidente onorario delle associazioni anti-racket e anti-usura, Tano Grasso, l'idea di tradurre in inglese la prima guida per il consumatore critico anti-racket, o se vogliamo, Pay Those Who Don't Pay. La presentazione dell'iniziativa è avvenuta oggi presso la residenza dell'ambasciatore a Roma, la splendida Villa Volkonski, alla presenza del vice ministro dell'interno Filippo Bubbico, del commissario anti-racket e prefetto Elisabetta Belgiorno e del procuratore nazionale antimafia Franco Roberti. La guida, che contiene un migliaio di indirizzi di imprenditori che si sono rifiutati di pagare il pizzo, è stata tradotta dai funzionari dell'ambasciata britannica di Roma e rappresenta un modo per sostenerli e per sensibilizzare anche i turisti che vengono in vacanza nelle zone colpite dal fenomeno del racket a un consumo critico e è così in grado di generare un'economia di mercato veramente libera e pulita. Per questo stamattina erano esposti i prodotti che provengono da quelle imprese che rinascono più forti di prima dopo essersi liberate dal pizzo. L'iniziativa traccia anche la strada per una sempre più stretta cooperazione e condivisione delle politiche di contrasto al crimine transnazionale tra Italia e Regno Unito, come dimostra la recente confisca di un bene avvenuta in quel paese, disposta da un giudice inglese in base agli elementi forniti dalle autorità italiane.